Servono presidenti tifosi e non tifosi presidenti. Ma secondo lei un presidente può restare in silenzio o deve parlare della sua squadra magari una volta a settimana? Cioè, guardi, esistono io... i presidenti silenti per lei? Guardi, beh, io sono uno di quelli che parla poco, sono gli altri che parlano di me, che è un'altra cosa. E questo lo dico perché è la verità, non mi sembra che faccia interviste tutti i giorni. Il tema vero che si pone è di questa natura. Io penso che i presidenti abbiano una grande responsabilità, quello di trasmettere all'esterno il valore dello sport nella sua interezza e con quello che vi dicevo poc'anzi. Nel momento in cui diventa tifoso presidente, secondo me perde l'occasione per poter trasmettere quei valori, perché li vive in condizioni, come dire, passionali, intossicata. Noi dobbiamo essere obiettivi e soprattutto essere persone che dobbiamo coltivare sentimenti e passioni che sono comuni. Cioè, io sono, lo dico sempre, sono dal punto di vista civilistico il proprietario, ma io coltivo sentimenti e passioni comuni, quindi sono il gestore di questi sentimenti e queste passioni comuni, che devo preservare, conservare e soprattutto tramandare, perché è troppo facile fare la cicala e poi dopo la cicala che succede? Finisce la cosa e la società non c'è sta più. Oggi la società è una società forte, solida, infrastrutturata, fortemente patrimonializzata, che ha delle strutture in crescita. Oggi vengo da Formello, dove vedrete uscirà adesso, inauguriamo una nuova struttura del settore giovanile, del settore femminile, e tutta una serie di cose, dalla comunicazione con i nuovi studi televisivi, gli studi radio, che saranno all'avanguardia. E quello, il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di mettere nella condizione i singoli tifosi di poter seguire giornalmente, momento per momento, tutte quelle che sono le vicende della squadra, e addirittura come se fossero presenti attraverso un'app che abbiamo fatto adesso dentro lo spogliatoio, e capire che tipo di lavoro c'è per poter raggiungere certi obiettivi. Ma ricorda il suo primo derby da tifoso allo stadio da giovane, presidente? Ma io ricordo tutto, tenga presente, io sono laziale quando avevo 5 anni e sono rimasto laziale anche quando in quel momento, in quel periodo, la Lazio purtroppo non raggiungeva grandi risultati, stava in Serie B, ha rischiato di andare in Serie C. E oggi la Lazio questi problemi non li vive, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista di quelle che sono le prospettive future. La Lazio è ritornata al centro della scena del calcio internazionale, ha acquisito rispetto, autorevolezza e considerazione, e quindi questo già per me è una grande vittoria, è più di uno scudetto. Era laziale anche quando frequentava Trigoria? No, io Trigoria, guardi, visto... Vabbè, per motivi di famiglia. No, guardi, lei commette un errore, perché queste sempre sono quelle cose assurde, strumentalizzate. La storia di Trigoria nasce dal fatto che mio suocero era, e mio cognato era amministratore legato alla Roma, mia moglie, non è che posso fargliene una colpa, era proprietaria insieme a Sensi della Roma. Io sono andato a vedere, e lì è nata tutta la mistificazione, perché Storace disse: Lodito andava in tribuna autorità a vedere la Roma. Ma scusi, ma mio suocero non viene a vedere la Lazio? Con la differenza che mio suocero si è convertito sulla via di Damasco e quindi è diventato laziale. Io non mi sono convertito per niente, anzi, in una condizione di sto genere, come vedete, assumo sempre una posizione molto chiara, di grande rispetto, perché rientra nella mia indole dal punto di vista sportivo, ma di grande differenziazione per quelli che sono i valori del club. Grazie.